Oltre ai 100 profughi sbarcati in stazione in meno di 24 ore, questo è quanto accaduto domenica a Bolzano. Altri disperati che si vanno ad aggiungere a quelli già presenti sul territorio altoatesino. Rifugiati che salgono in treno per giungere a Monaco e Innsbruck, ma che puntualmente vengono intercettati dalla gendarmeria austriaca e quindi rispediti al mittente. Passano le settimane, il copione è sempre lo stesso. Per questo motivo ha preso posizione la Lega Nord, che nel primo pomeriggio ha organizzato un presidio di protesta in stazione a Bolzano per dire basta a questo fenomeno, puntando il dito contro l'SVP ed il primo cittadino di Bolzano, Luigi Spagnolli. Dobbiamo ringraziare i parlamentari dell'SVP che sono andati a Roma, che hanno votato Mare Nostrum, che hanno votato la depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina, che hanno votato la depenalizzazione dei reati quali furto o le cose che succedono classicamente della microcriminalità, per cui se la polizia arresta qualcuno che ha commesso un reato lo portano in galera e dopo 2 ore questo è libero. Dobbiamo ringraziare queste persone qua, se oggi la situazione a Bolzano è fuori controllo. Dobbiamo ringraziare anche il sindaco Spagnolli, che in tanti anni di governo non si è accorto di quanto sta accadendo sul controllo del territorio. Per gli esponenti del Carroccio la situazione a Bolzano è intollerabile, tanto da poter essere paragonata a quella di Lampedusa. E avvisaglie sono queste, che Mare Nostrum con i voti del parlamentare della SVP continua, cioè gli sbarchi continueranno, sicuramente la volontà di profughi che vogliono andare verso il nord Europa c'è e ci sarà, e purtroppo la situazione al Brennero temiamo che non migliorerà. Secondo la Lega Nord, in Alto Adige si sta vivendo una vera e propria emergenza profughi, ma in Italia c'è chi in merito sta lavorando bene, come sta accadendo in provincia di Padova. La situazione è migliorata. Se Padova non può valere come esempio perché Bitonci governa da pochi mesi, vada a Verona. Vado a Verona, il sindaco Spagnolli, vado a vedere com'era Verona quando governava il centro-sinistra 7, 8, 9 anni fa e com'è adesso quando governa la Lega. Verona è risorta.